Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Tornato. Cosa ne pensa lei di questo PNRR e dei ritardi, non ritardi, quello della Corte dei Conti? Sì, quello che sostanzialmente pensano tutti, dovrebbe correre e avere anche una... Abbiamo già perso molto tempo. Vedi, c'è un dato che avevo tentato di sollecitare i vari ministri del Mezzogiorno. C'è presso la Presidenza del Consiglio, se non vado errato, l'Agenzia della Coesione, che altro non è che una sorta di monitoraggio degli andamenti economici del Mezzogiorno, di trasformarla in una grande agenzia di progettazione. Perché c'è quel che manca nel nostro Paese, è la capacità di avere progetti in grado di aumentare la produttività del Paese nel suo complesso. E il PNR è pieno di piccoli interventi che incideranno molto poco sulla produttività del Paese. Si dice che la nostra economia sta migliorando rispetto a Germania e Francia, non c'è dubbio. Ma grazie, abbiamo messo nell'economia di questo Paese 300 miliardi tra ristori alle imprese, alle famiglie, senza peraltro alcun ritorno, diciamo ancora, in termini di produttività. Un punto di crescita è il minimo che si possa pensare. Dico questo non per fare una critica, ma per suggerire che se non risolviamo i problemi della progettazione, e aggiungo, la semplificazione è durissima. Io dire una cosa e devo citarmi. Negli anni Ottanta noi avevamo investimenti per il 4-5% del prodotto interno lordo. Dal 1994 in poi gli investimenti dello Stato sono scesi tra il 2 e il 3%. Due punti in meno. In 30 anni significa 1.000 miliardi in meno di manutenzione o di investimenti pubblici e di manutenzione del Paese. Il problema non è che noi eravamo bravi e questi sono meno bravi. La verità è che c'erano norme e non abbiamo mai messo la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, i quali oggi firmano una carta solo se l'ANAC gli dice che la procedura va bene. Allora, se possiamo continuare in questa maniera, ma arriva la Corte dei Conti. La Corte dei Conti può dare una mano, ci mancherebbe altro, ma fa i controlli postumi, e ci sbaglia, poi avrà quello che dovrà avere. Ma dobbiamo semplificare, diversamente non si esce mai da queste parti, e ripeto, la qualità delle progettazioni manca. Quindi questa opportunità in larga parte verrà perduta. Ah, ecco, lei è pessimista. La politica è una scienza quasi esatta. A determinati comportamenti conseguono determinati provvedimenti. Quando lo capiremo noi che è perduta? Eh? Quando lo capiremo che è un'occasione perduta? Quando non sarà impossibile recuperarla. Questo è il dramma, vero? Quindi agosto? Fine agosto? Fine agosto è il rapporto con l'Europa, con la questione delle tranche. Però noi lo capiremo quando vedremo che tutto ciò che abbiamo anche fatto in questo periodo, il PNRR, non ha incrementato, è vero, la produttività del Paese. Perché noi abbiamo perso in termini di produttività moltissimi punti rispetto a Francia e Germania in questi 30 anni. Recuperarli in parte è legato agli investimenti non avvenuti, perché poi la mancanza di investimenti pubblici, che cosa determina? Anche una mancanza, o per meglio dire, una diminuzione degli investimenti privati. E che cosa è accaduto in questi 30 anni? Che la mancanza di investimenti pubblici e privati ha determinato che le imprese hanno recuperato competitività sul terreno dei prezzi. Come si fa a recuperare sul terreno dei prezzi? Riducendo i salari. E infatti abbiamo i salari più bassi. Adesso ci arriviamo. Lei è favorevole o contrario al salario minimo? Secondo me è giusto farlo, ma sono i sindacati che spingono a non farlo. No, certo, alcuni sono contrari. Rubini, è d'accordo con Pomicino? Sì, sì.